progetto RICO 2 del Fondo Asilo e Migrazione, ha accompagnato 147 persone in questi due anni difficili anche per la pandemia, nella realizzazione della propria autonomia, sia lavorativa che abitativa. Sono state 96 persone accolte presso i centri transitori, messi gratuitamente a disposizione di parrocchie e istituti religiosi, dove hanno sperimentato il senso della comunità e dell'appartenenza. Questo senso dell'appartenenza al territorio di Roma, dove sono stati accolti, insieme ad un accompagnamento importante da parte dei tutor, ha poi portato ad una vera indipendenza, e tra cui 55 persone all'interno del progetto hanno poi stipulato un contratto regolare abitativo all'interno proprio di Roma. Quindi è un grande risultato, è un'esperienza molto importante, proprio che va nella logica dell'autonomia abitativa, lavorativa e anche sociale dei protetti internazionali. La guida a porte aperte è una guida, è uno strumento che cerca di sintetizzare quello che è stato il percorso dedicato all'autonomia abitativa realizzato all'interno del progetto RICO 2. Si compone di due parti, c'è cioè una prima parte dedicata al racconto, alle storie, alle testimonianze raccolte proprio durante la realizzazione del progetto, e una seconda parte, appunto un'appendice pensata e dedicata per trasferire e comunicare quelli che sono gli strumenti più importanti per orientarsi all'interno dei percorsi di autonomia abitativa. All'interno di questa guida sono raccolte quindi una serie di buone prassi realizzate durante il progetto, buone prassi che hanno appunto visto come obiettivo principale anche quello di realizzare dei veri e propri percorsi di formazione, gli unici in grado poi di garantire dei progetti sostenibili e di autonomia abitativa.